Buongiorno, oggi abbiamo con noi Andrea Sceresini, che è un giornalista e scrittore molto versato nel giornalismo d'inchiesta, giusto? Possiamo dirlo, non solo, ma particolarmente, lo vedremo anche nel caso che tratteremo adesso. E siamo con Andrea Sceresini per parlare di quello che deve definirsi probabilmente uno dei più grandi misteri del Novecento, che è il mistero della scomparsa di Majorana. Chi era Majorana? Majorana è probabilmente il più grande scienziato italiano del Novecento. Lo è anche se in realtà non è riuscito a dimostrarlo pienamente, perché la sua carriera è durata pochissimo a causa della sua scomparsa, di cui parleremo, ma in realtà anche nel periodo in cui è stato attivo come scienziato, con i suoi studi, ha sempre mostrato una certa ritrosia a portare fino in fondo i suoi studi e le sue intuizioni, che però erano riconosciute da tutti i più grandi scienziati del tempo come eccezionali. Tra questi scienziati che avevano... riconoscevano a Majorana la sua eccellenza, c'è stato anche Enrico Fermi, che è il più grande fisico sperimentale italiano e forse mondiale della sua epoca, che aveva accolto nel suo gruppo, il famoso gruppo di studio di sperimentazione, il famoso gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, Majorana, che inizialmente non aveva neanche troppa propensione per gli studi di fisica, non si era dedicato all'ingegneria, è sempre stato una personalità un po' strana, questo lo diremo. Insomma, lo accolse e si accorse immediatamente che dal punto di vista della speculazione teorica e soprattutto delle capacità di calcolo, che era quasi sovrannaturale, le capacità di calcolo a mente di Majorana, lo scienziato siciliano era di molto superiore anche a lui, e probabilmente non aveva uguali in tutta Europa. Ecco, questo per dare un quadro. Allora, abbiamo cominciato a parlare di Majorana. Io lo conosco perché, lo dicevamo anche prima, sono tra quelli che si sono innamorati del famoso libro di Leonardo Sciascia, proprio titolato appunto La scomparsa di Majorana, in cui viene trattato come in un libro inchiesta, ma anche poi andando un pochino oltre, il problema della sparizione, della dissoluzione un po' nel nulla di questo scienziato. Tu come ti sei accostato a questo personaggio, a questa vicenda di Majorana? Io ho letto il libro di Sciascia, insomma, a suo tempo, insomma, conoscevo la figura di Majorana, mi interessava molto, un mito, insomma, soprattutto tutto ciò che riguarda il mistero della scomparsa. Mi aveva sempre molto affascinato. Poi io, in realtà, sono io con Giuseppe Borello e Lorenzo Giroffi, certo. Ho scritto il libro e fatto poi il documentario che andò in onda più o meno. Ecco, il libro si intitola La seconda vita di Majorana. Esatto. E gli altri due colleghi che l'hanno firmato insieme a te sono, diciamolo, sì, Giuseppe Borello e Lorenzo Giroffi. E insieme andammo in America Latina e facevamo poi anche un documentario che si chiama esattamente come il libro, quindi La seconda vita di Majorana, che andò in onda su Rai Storia. Questa è la particolarità, che voi siete andati fisicamente sulle tracce di Majorana, esatto, di cui non si sa più niente, ufficialmente da che data? Dal 1900... Dal 38, che è la, della 1938, di che mese del 1938 che non ricordo a memoria. Vabbè, estate, scomparsa il 27 marzo 38. Ecco, quindi... 27 maggio del 38 e quindi cosa accadde? Che nel 2015, mi sembra, 14, adesso non mi ricordo esattamente, inizio anno 2010 c'è questo testimone che si chiama Francesco Fasani, il quale si presenta a Chi l'ha visto con una fotografia scattata in Venezuela nel metà anni 50, di lui da ragazzo. Questo Fasani era andato in Venezuela giovanissimo, 20 anni, ci era rimasto qualche anno in cerca di avventure, diciamo, per costruirsi una vita nuova. Lui era un ragazzo di Latina e andò qualche anno là e portò a questi giornalisti di Chi l'ha visto questa fotografia che lo ritraeva accanto a una persona più grande di lui, e questo Fasani sosteneva che questa persona fosse in realtà Ettore Majorana, che lui incontrò in Venezuela, appunto nella città di Valencia, che è una città a 150-200 km a ovest di Caracas. Questa persona si faceva chiamare in realtà Bini, signor Bini, e era abbastanza conosciuto presso la locale comunità italiana, e altre persone di questa comunità italiana gli avevano confermato che questa persona, gli avevano rivelato a Fasani che questa persona in realtà è Ettore Majorana, che abitava in Venezuela da diversi anni e che però aveva cambiato nome e identità perché non voleva assolutamente essere riconosciuto da italiani o comunque da persone che potessero in qualche modo ricondurlo alla sua vita precedente. Quindi Fasani conserva questa fotografia, poi Fasani torna in Italia nel 58, fa una vita in Italia, insomma, normalissima, però nel 2011, mi sembra, vedendo appunto A Chi l'ha visto, uno speciale sulla scomparsa di Majorana, prende questa fotografia sul cui retro c'è scritto peraltro Bini Majorana, scritto con... poi come se poi appurato con un inchiostro, insomma, che risale all'epoca della fotografia. La calligrafia di chi era quella scritta? Non si sa. No, dello stesso Fasani. Quindi l'inchiostro ha dimostrato che è dell'epoca. Quindi la scritta risale a quell'epoca lì. Porta questa foto appunto a Chi l'ha visto, poi viene aperto un fascicolo del Tribunale di Roma, per appurare se effettivamente questa persona nella fotografia era appunto Majorana. Fasani racconta tutta la sua storia, che è una storia complicata, in cui ci sono tante persone di mezzo, perché ad esempio c'è un italiano questo italiano molto ricco, anche lui in fuga in Venezuela, che veniva dall'Argentina, il signor Carlo veniva chiamato, che è appunto quello che avrebbe detto a Fasani che la persona, questo Bini, in realtà era Majorana, perché lui lo conosceva da tanti anni, questo Carlo. Quindi Fasani racconta tutta questa vicenda complicata, insomma, con tutti questi personaggi, questi italiani che frequentavano questo Bini a Valencia, solo che siccome sono passati tantissimi anni non si ricorda i nomi, i cognomi di queste persone. Quindi siamo nell'America Latina, in Venezuela, negli anni 50-60, e questa è l'epoca. Negli anni 50. Dal 54 al 58, esattamente. Ora, Majorana è nato nel 1920, qualcosa del genere. Adesso non so. 27 è nato. 27? Nel 7, quindi ecco, giusto, nel 1907, e quindi quando lui sparisce siamo nel 1938, giusto? Dico bene? Lui c'è 31 anni e quando insomma... Ecco, c'è 31 anni e da poco tempo, se non vado, per fare un po' l'artefatto, no, di tutta questa vicenda, certo. E da qualche tempo lui è professore di fisica all'Università di Napoli, giusto? Esatto. Incaricato di fisica. E quindi ha un po' lasciato gli studi sperimentali del gruppo di Via Panisperna in quel periodo, giusto? Si è un po' allontanato perché da Roma... Sì, il tempo si è sciolto, cioè nel senso... La si era già sciolta, quindi... Okay. Lui c'ha un momento, un periodo abbastanza lungo in cui praticamente dopo appunto aver frequentato Fermi e gli altri scienziati fisici di Via Panisperna, si isola in casa, nella sua casa di Roma, per diversi mesi, trascurando. Preda la depressione, verrebbe da dire, qualcosa di evidentemente simile. Preda una crisi psicologica, dopodiché accetta questa cattedra, anzi lui addirittura si candida per la prima cattedra. Sì, la vicenda è molto curiosa, no? Perché pare che siano stati costretti a dargliela per chiara fama, per l'imbarazzo di doverlo far retrocedere in graduatoria per piazzare davanti un altro illustre figlio di papà. Il figlio di Gentile, che era il ministro. Che era quello predestinato, però si presenta a Majorana e ovviamente non potevano dire che questo era meglio di Majorana, quindi sono stati costretti a dargli questa carta. Lui accetta, però. Lui accetta. Esatto, lui accetta, insegna per qualche mese, dopodiché... Non prende casa a Napoli, lui vive in albergo, giusto? Qui sta negli alberghi, poi a un certo punto appunto... Poi a un certo punto succede che correggimi se sbaglio, cerco di raccontarlo brevemente, che un giorno, una mattina, scrive una lettera che lascia sullo scrittoio della sua stanza di albergo, giusto, in cui praticamente annuncia, neanche troppo tra le righe, di volersi suicidare, giusto? Scrive una lettera di addio, è così, giusto? In realtà lui parte col traghetto. Poi parte col traghetto. Lascia questa lettera d'addio che sembra che manda a Carelli, che è il suo superiore, diciamo, all'Università di Napoli. Ah, quindi la manda, ecco, non la lascia sul tavolo, la manda al suo miglior amico. Esatto. Okay. Una lettera che fa pensare, insomma, alla possibilità che volesse uccidersi. Dopodiché arriva la classica lettera del suicidio. Poi arriva col traghetto a Palermo, giusto? A Palermo. E gli manda stranamente un telegramma in cui spiega al suo amico, a cui le due missive arrivano contemporaneamente, più o meno dice: guarda, non dar più retta a quello che ti ho scritto, ci ho ripensato, poi ne parleremo, giusto? Sì, lui prima di partire annuncia il suicidio sia a Carelli che alla famiglia in modo abbastanza più o meno velato. Una volta arrivato a Napoli manda dei telegrammi in cui invece dice: no, ho cambiato idea, il mare mi ha rifiutato, scrive addirittura, e tornerò a Napoli. Dopodiché a Napoli non lo vedono più. Non risulta essere mai più tornato, non si capisce dove sia finito. Dopo, allora, l'ultima segnalazione lo vede di sicuro a Palermo, giusto? Ci sono delle testimonianze che è stato a Palermo. Alloggia a Palermo, all'Hotel Sole, che è un hotel di Palermo. Quindi è registrato. La casa intestata da cui manda queste missive poi da Palermo sono quelle dell'Hotel Sole, quindi comunque certamente l'Hotel Sole c'è stato. Poi c'è un testimone che dice di averlo visto anche sul traghetto, ma non si capisce bene perché ci sono vari personaggi che stavano in quella cabina, per cui un inglese... nessuno ha parlato con gli altri. Questo fatto richiama molto Sciascia, che avanza un'ipotesi un pochettino quasi da romanzo poliziesco, comunque chissà se poi è veramente attendibile, no? Su questo può essere accaduto sul traghetto, ma quello non lo sappiamo. Sappiamo che anche Napoli, diciamo che Majorana è svanito nel tratto di mare tra Palermo e Napoli, sì, no, nel senso che a Napoli qualcuno lo vede, un infermiere che lo riconosce per strada mentre stava infilandosi in un convento. La cosa strana è che lui comunque prima di fare questo viaggio porta con sé il passaporto e ritira tutti i suoi stipendi dell'università, che non aveva mai ritirato prima, quindi tanti soldi. Lui comunque era molto ricco di famiglia, insomma, c'era questa educazione... faceva sì che fosse poco legato al denaro, quindi i soldi dei suoi stipendi non li aveva mai ritirati dalla banca. E invece prima di fare questo viaggio verso Palermo prende il passaporto, prende i soldi, quindi diciamo che un suicida difficilmente si imbottisce le tasche di soldi e si prende con sé il passaporto. Un po' strano. Poi c'è il fatto che se si fosse buttato in acqua nel Golfo di Napoli, si diceva all'epoca che comunque tutti i cadaveri nel Golfo di Napoli prima o poi vengono ripescati, perché le correnti fanno sì che poi i corpi vengano sempre a gallo, comunque finiscono sempre a riva. Quindi, anche c'è chi dice che lui, nella sua grande intelligenza, può aver trovato un punto nel calcolo delle maree, per cui essersi buttato in un punto in cui... Sì, assolutamente. Dice questo, addirittura Fermi dice che secondo lui se Majorana avesse deciso di suicidarsi senza far ritrovare il cadavere, era così intelligente che ci sarebbe riuscito, dice Fermi. Per cui, vabbè, però se ne dicono di tutti i colori, però di fatto il mistero rimane mistero, perché nessuno può dire il cadavere non viene mai, il corpo non viene mai ritrovato, quindi dove è finito Majorana? Non si sa, e siamo nel 1938, esatto, alle soglie della seconda guerra mondiale, no? Esatto. E da questo poi nasce un pochettino la teoria che viene esposta soprattutto da Sciascia, che lui abbia voluto sparire proprio per evitare di essere coinvolto negli studi sugli armamenti distruttivi che poi avrebbero portato, no, alla fine poi della seconda guerra mondiale con l'esplosione della bomba atomica e queste cose. Certo, sì, questa è la teoria più affascinante, cioè che lui si sia voluto far fuori da solo per evitare di contribuire a questa cosa. Poi c'è l'altra teoria invece che dicono che sia andato a lavorare per qualcuno segretamente che si dedicava a questi studi, c'è anche chi dice questo, addirittura in Germania, no? Sì, c'è questa ipotesi tedesca, diciamo, che in realtà poi è sempre... Però sono tutte ipotesi su cui nessuno ha mai avuto modo di dare dimostrazione chiara. Esatto. E rimane questo mito di questo personaggio stranissimo, come dicevi tu, non ritirava gli stipendi, di buona famiglia, con schivo, no? Che scriveva le grandi scoperte di fisica teorica sulle bustine delle sigarette, poi se ne dimenticava, ha scoperto tante cose che altri poi, a cui altri sarebbero arrivati dopo, tutte queste cose qua. E poi però a un certo punto si estraniava totalmente, sembrava che la vita e gli altri non gli interessassero. Un personaggio veramente particolare, ecco, anche nei racconti di familiari. Ma come si concilia questo personaggio, questo mito che si è creato invece col signor Bini, giusto, che questo signor Bini si chiamava così, no? Giusto, Bini, si faceva chiamare così, Bini. Che viene trovato in Venezuela, perché questo signor Bini si sia inserito abbastanza bene nella società di quella nazione sudamericana, giusto? Beh no, in realtà Bini, diciamo che dal racconto di Fasani, era una persona che abitava, diciamo, molto, molto riservato, che abitava comunque lontano dalla città, che cercava di evitare gli italiani. Infatti anche quella famosa fotografia che Fasani gli scatta, gliela scatta un po' con un inganno, nel senso che lui non voleva assolutamente essere fotografato, però siccome Fasani aveva prestato dei soldi a questo Bini, gli ha fatto un piccolo prestito e voleva comunque una foto con lui, perché poi si era molto affezionato a questa persona, gli ha detto: guarda, io ti presto questi soldi, però fammi fare una foto con te. Quindi gliela scatta un po', diciamo, con ricatto. Però Bini è uno, insomma, nel racconto di Fasani, che stava appunto, faceva una vita molto riservata, molto schiva e molto attento. Di cosa si occupava? Viveva di rendita? No, non penso che potesse vivere, o magari sì, viveva di rendita. Questo non lo sappiamo, cioè nel senso, il racconto di Fasani è un po', cioè Fasani è una persona giovane che stava lì, probabilmente non conosceva neanche tutto quello che accadeva. Nel senso, lavorava come ingegnere, mi sembra, no? Lavorava come ingegnere, ha fatto dei lavori di questo tipo. Sì, diciamo che la famiglia presso la quale questo Bini, comunque, che frequentava spesso, che è una famiglia di cui Fasani non ricorda il nome, ma noi poi l'abbiamo trovato, la famiglia Cuzzi, si chiama, la famiglia Cuzzi, che aveva in gestione una centrale elettrica vicino a Valencia, e il cui capofamiglia, insomma, Leonardo Cuzzi, gestiva, insomma, si occupava di motori industriali. Bisogna tenere conto che all'epoca in Venezuela c'era questo regime di questo dittatore che si chiama Pérez Jiménez, che era un presidente del paese molto, insomma, con un tono, governava in modo autoritario il paese, però l'aveva molto modernizzato. Tanto è vero che costruì tantissime autostrade, ponti, fece venire migliaia di italiani che erano comunque lavoratori specializzati o laureati, per avere comunque una manodopera e una classe, insomma, di ingegneri, di tecnici specializzati che potessero modernizzare il paese, il quale infatti all'epoca era il più moderno dell'America Latina, cioè era il paese più avanzato, e fece costruire anche sulle montagne vicino tra Valencia e Caracas il primo reattore nucleare dell'America Latina. Ha collaborato quindi Majorana? O... questo io, cioè, allora, si potrebbe ipotizzare di sì. Allora, questa vicenda qua, sì, noi abbiamo cercato anche di capire questo, però questa vicenda, diciamo, si presta a tantissime interpretazioni e a tante mitizzazioni, e tanto si è scritto, tanto si è ipotizzato, ci sono mille ipotesi bellissime, fantastiche a livello letterario. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro puramente giornalistico, quindi semplicemente di raccontare quello che potevamo provare, e quindi certamente il fatto che fosse amico con questi Cuzzi, con questo Cuzzi, che peraltro, come ci ha detto poi la famiglia Cuzzi, lavorava spesso col governo di Pérez Jiménez in progetti anche governativi, certamente fa pensare al fatto che potesse essere, insomma, prestarsi, insomma, questa far parte di questa... Sicuramente l'avrebbe potuto fare, aveva i numeri per farlo, sicuramente. Non aveva la capacità per farlo. Però, insomma, noi questo non lo sappiamo. Però, come ti stavo dicendo, ti finisco di raccontare come è nato tutto, così che capiamo bene questo. Praticamente nel 2011-12, mi sembra, Fasani va a Chi l'ha visto e racconta tutto questo, poi il Tribunale di Roma apre questo fascicolo, le indagini durano un po' di anni, 2 o 3 anni, nel 2014 mi sembra, si viene archiviato il fascicolo, nel frattempo Fasani è morto, viene archiviato in quanto si stabilisce, in base a una serie di analisi fatte dai carabinieri sulla fotografia, che quella persona nella foto è effettivamente Ettore Majorana, perché i tratti somatici suoi... Un'analisi antropometrica o qualcosa del genere. Esatto, la fanno con la foto di Majorana e con la foto del padre di Majorana. E se vediamo la foto del padre di Majorana è effettivamente uguale a questo Bini, molto somigliante. Comunque fanno questa serie di analisi e alla fine c'è una sentenza dove c'è scritto che quella persona era effettivamente Majorana. Viene archiviato il fascicolo perché alla fine non c'è nessun reato, nel senso che lui, per quello che racconta Fasani, è andato in America Latina volontariamente, stava lì. Poi c'era pure il passaporto, no? L'aveva portato con sé, avrebbe potuto andarci, quindi c'era anche il reato di immigrazione clandestina, insomma. Esatto. Poi Fasani racconta un po' di cose interessanti, ad esempio racconta che questo Bini aveva questa macchina americana, una Studebaker gialla, che spesso lui guidava, perché questo Bini utilizzava Fasani come autista, meccanico, insomma, se lo portava in giro, no? Si era anche molto affezionato a lui. E Fasani in questa macchina aveva trovato una serie di agendine con formule matematiche, quadernini, quindi racconta, insomma, questa persona che, anche a parte la foto che, ripeto, cioè, poi tutto può essere messo in dubbio, però la sentenza c'è, quindi noi siamo partiti da quella sentenza lì, che comunque ci diceva che quella è la pista giusta, secondo la giustizia italiana, e poi anche tutto il racconto che fa Fasani, diciamo, tratteggia una persona che sembra veramente molto simile anche a livello di carattere, a livello, insomma, di interessi, a Ettore Majorana. Quindi questo ci interessa, da qui partiamo. Il punto debole del racconto di Fasani è che lui non si ricorda i cognomi di queste persone, di questo Cuzzi, non si ricordava che si chiamava Cuzzi, del signor Carlo, che è quello che gli racconta questo, guarda, questa persona qua è in realtà Ettore Majorana, non si chiama Bini. E Fasani non si ricordava il cognome di questa persona. Quindi, e lì si è anche un po' incagliata l'indagine dei magistrati, perché comunque te sai che c'è Carlo, c'è Leonardo, ma chi sono questi? Dove stanno? Come facciamo a rintracciare queste persone? Noi abbiamo avuto una gran botta di fortuna perché abbiamo trovato una nostra fonte in Venezuela, un vecchio italiano che ha vissuto lì tantissimi anni, appassionatissimo di storie familiari, perché il Venezuela è forse il paese del mondo con più italiani, quindi c'è una comunità italiana fortissima, c'è italiani di seconda, terza generazione che cercano di ricostruire la storia delle loro famiglie. Questo non lo sapevo, è interessante questo. Sì. Questa nostra fonte praticamente aveva trafugato dagli archivi di Caracas un file, che è un file che c'è ancora sul computer, che pesa non so quante decine di giga, che è praticamente l'archivio di tutti gli immigrati in Venezuela dal 1920, mi sembra, a oggi, cioè qualche decennio fa. Quindi c'erano nome, cognome, data di nascita, quali sono i figli, quali sono la moglie, e incrociando i dati che avevamo noi, quindi nomi di queste persone, più o meno quanti anni avevano, questo Fasani se lo ricordava, si ricordava che Cuzzi aveva 3 figli, per dire, che era arrivato in Venezuela da pochi anni, e quindi incrociando questi dati con questo gigantesco archivio abbiamo rintracciato le persone di cui parlava Fasani, quindi nome e cognome di queste persone. E a quel punto siamo andati a cercare queste persone o i figli, insomma, e le abbiamo trovate in Venezuela. A quel punto potevamo, capito, cioè nel senso, i magistrati avevano solo il racconto di Fasani, che con la foto, e la foto hanno stabilito che è quella di Majorana. Però con quel racconto che non aveva, i cui protagonisti erano delle persone che si chiamavano Carlo piuttosto che Leonardo, ma non c'erano dei cognomi, non c'erano insomma, il modo, insomma, di risalire a chi fossero queste persone, non si poteva verificare, non si poteva neanche capire un po' di più di questa storia. Capendo invece, riuscendo a individuare una per una queste persone, molte delle quali stavano ancora in Venezuela, comunque i figli stavano ancora in Venezuela, era possibile verificare e andare avanti su questa storia, insomma. È quello che abbiamo fatto, insomma. Siamo andati in Venezuela, abbiamo parlato con questi, ad esempio la famiglia Cuzzi, che adesso abita a Panama, mi sembra, però fino al 2016, quando noi andammo giù, stavano ancora in Venezuela, vicino a Valencia sempre, e c'era la moglie, la vedova di Cuzzi, perché Cuzzi è l'ingegnere, no? Quello che lavorava alle centrali elettriche. Lui è morto, però la moglie, la vedova, è morta anche lei adesso, però fino a quando andammo giù noi stava ancora giù, era ancora viva, e lui i figli comunque negli anni 50 erano vivi, e loro si ricordano di questo Bini, e si ricordavano anche che in realtà si chiamava Majorana, che era un fisico famoso. Quindi hanno confermato questa storia, hanno detto sì, c'era questa persona, me la ricordo, questo Majorana, di cui nostro padre ci parlava, che però si faceva chiamare Bini, che però era un fisico famoso, che era scappato dall'Italia. Quindi, diciamo, ci sono dei tasselli in più nella vicenda. Quindi diciamo che avete confermato che il trasferimento in Venezuela di Majorana è praticamente certo, voi siete riusciti a confermare. Però il mistero... Te lo dico al volissimo, che è una cosa importante questa. Praticamente c'è una persona che si chiama Erasmo Recami, che ha scritto tantissimi libri su Majorana, è il massimo esperto in Italia, un fisico anche lui, è uno peraltro di quelli che ha fornito il materiale a Sciascia per il suo libro. Certo. Recami è quello che aveva in mano tutto l'archivio Majorana. Recami ha scritto un libro negli anni '80 in cui ha raccolto una serie di testimonianze che provenivano dall'Argentina. Cioè lui, secondo una serie di testimoni che ha raccolto, ma tutti molto insomma, intellettuali, insomma gente di massima fiducia, testimonianze che peraltro coincidevano in parte, quindi insomma persone diverse che raccontano la stessa storia, e queste persone raccontavano che tra gli anni 40 e inizio anni 50 Majorana abitava a Buenos Aires, okay, in Argentina. Dopodiché quando il governo di Perón comincia a scricchiolare, la situazione quindi anche politicamente si fa molto complessa, lui praticamente scompare. Il famoso Carlo, quello che dice a Fasani guarda questa persona qua non è Bini ma è Majorana, che abbiamo scoperto come si chiama di cognome, anche lui veniva dall'Argentina, cioè aveva una storia che abbiamo ricostruito poi nel tempo, perché comunque sapendo come il suo cognome siamo riusciti a capire insomma tutta la sua vicenda, ci hanno raccontato insomma i suoi discendenti che abbiamo rintracciato. Lui praticamente, questo Carlo, abitava a Buenos Aires ed era il marito la figlia di un ricchissimo architetto italo-argentino, quindi stava nella Buenos Aires diciamo, italiana, l'alta borghesia di Buenos Aires, italiana. E anche lui scappa dall'Argentina all'inizio degli anni 50, lui per questione di debiti, insomma, che aveva contratto. Però lui, secondo il racconto che lui fa a Fasani, lui è scappato dall'Argentina insieme a Bini, quindi a Majorana. E quindi diciamo che i due racconti, cioè quello di l'ipotesi di Recami sulla pista argentina e la nostra sulla pista venezuelana si saldano in questo modo qua. Peraltro questo Carlo, abbiamo visto insomma tutti i luoghi suoi, aveva una casa, aveva l'albergo costruito dal papà della moglie, aveva un paio di aziende, e questi luoghi di Buenos Aires sono esattamente nello stesso quartiere in cui, secondo Recami, ha vissuto Majorana negli anni 40-50 a Buenos Aires, perché le testimonianze di Recami, che sono tantissime, c'è un salotto italiano a Buenos Aires di due sorelle italiane che c'erano questo salotto letterario, no? E dicono che era frequentato appunto da Majorana. E questo salotto, ad esempio, è nello stesso quartiere in cui abitava questo Carlo. Quartiere intendiamo 1 chilometro quadrato, come un paesotto. Quindi diciamo che le due piste coincidono, questo è un punto in più che ci fa pensare che non ci siamo, insomma, che tutto si chiude, insomma. Quindi non è questione di fiducia, come te mi chiedevi all'inizio, insomma, se penso che, cioè, fino a prova contraria... Sono fatti, insomma, che... Sono dei fatti che, poi, per carità, se domani verrà fuori che Fasani è il miglior falsario del mondo e si è inventato la foto, si è inventato tutto quanto... per carità, tanto di cappello, però diciamo, stando le cose così, è una pista insomma che ha tantissimi riscontri. Noi, sapendo che stavamo comunque lavorando in un campo complicato, dove ci sono un sacco di mitomani, un sacco di persone che si sono inventati storie strampalatissime su Majorana, quindi ci siamo detti, prima cosa, facciamo un lavoro scientifico a livello giornalistico, quindi cerchiamo di verificare tutto 3 volte. Sul campo in maniera precisa. Esatto. Quello che volevo dire io è che però in realtà il mistero rimane, nel senso che non si sa del perché di questa scomparsa. No? Sappiamo ormai abbastanza chiaramente che Majorana non si è suicidato, ma è emigrato nell'America Latina nel 1938. Ma certo. Perché l'abbia fatto è ancora oscuro abbastanza, no? Perché allora rimane forse in piedi l'idea che l'abbia fatto per togliersi dalla ricerca fisica, sicuramente. Questo ci potrebbe continuare a dirlo, o no? Ma io penso che siano più questioni personali sue. Cioè... Tu dici, ecco, infatti, questo volevo sapere. Non ci sono questioni ideologiche, era una sua... sai, io diffido un po' da queste ricostruzioni a posteriori, perché alla fine, cioè, la bomba atomica esplode nel 1945, sì. Lui scompare nel 1938, cioè, nel senso, era difficile prevedere che quelle ricerche, che nel 1938 erano ancora embrionali potessero portare a una cosa del genere. Quindi... Cioè, però lui era così geniale che avrebbe anche potuto arrivarci, forse, chissà. Sì, assolutamente, però mi sembra un po'... Cioè, nei romanzi funziona così, nel senso che te metti insieme due fatti staccati, li leghi assieme e crei una conseguenzialità. Nella vita secondo me non funziona così, nel senso che uno prima di sparire nel nulla, solo perché teme quello che sta facendo oggi, forse... Sì, è un po', in effetti è un po' letteraria come cosa, però allora rimane sempre il problema di stabilire perché non lo so, in Italia penso che lui si trovasse bene, perché era consideratissimo, no, dal regime di allora, era stimato, probabilmente non gli piaceva più troppo il lavoro che faceva, secondo me, questo è abbastanza chiaro. Il lavoro del professore non era adatto a lui probabilmente, no? Forse, si può anche dire. Aveva una serie di problemi psicologici, lui aveva probabilmente la sindrome di Asperger intanto, quindi aveva una personalità molto complicata, una famiglia siciliana molto molto oppressiva, che non gli permetteva insomma a livello umano di esprimersi, insomma lo teneva un po' al guinzaglio, una madre molto oppressiva in quell'Italia, poi che è un'Italia comunque fascista, quindi dove tante cose non si potevano fare. Secondo me era più una questione di questo tipo, cioè comunque voleva... si è liberato da un gioco, forse, dal gioco potrebbe essere, da un gioco familiare. C'è questa ipotesi che viene portata avanti in una serie di libri molto interessanti scritti da uno da un lontano parente di Majorana, che si chiama Stefano Noncoroni, il quale ipotizza addirittura, sulla base di documenti della famiglia Majorana, che Majorana fosse in realtà omosessuale, quindi insomma avesse questo potrebbe essere anche una una cosa con un senso, perché allora essere omosessuali era una cosa pesantissima. Altri membri della famiglia, ad esempio, altri membri della famiglia questa ipotesi l'hanno rigettata, assurda. Però diciamo che sarei più, cioè, mi stupirebbe di meno una cosa di questo tipo, piuttosto che scappato dall'Italia perché non voleva collaborare all'atomica con i nazisti o con qualcun altro, insomma. Penso che sia più una questione legata all'ambito personale, insomma. Ok, benissimo. E poi che ci sia riuscito, vabbè, non è poi così difficile, sa, chissà che strada ha preso per arrivare in Venezuela. Ha fatto sparire le sue tracce, confondendo un po' le acque, no? in quel marzo del 1938, e poi aveva già preparato tutto, ha preso chissà che cosa, un traghetto o chissà cosa fa. Questo non sembra un grosso problema, non è una cosa difficile da credere o da realizzare, no? Tra l'altro c'è anche un fatto però che la via di fuga non so se c'entra, te lo dico così, la via di fuga dell'America Latina è stata una scelta anche dai grandi gerarchi e esponenti del nazismo dopo la seconda guerra mondiale, però non penso che c'entri nulla con questo, il fatto che gli anni anticipati. 38, quindi non penso che sia... Per più si può dire che già allora costituiva una via di fuga abbastanza interessante per chi voleva sparire o riciclarsi, no? Perché si andava in un nuovo mondo, si faceva una vita, era tutta un'altra. Mi viene in mente addirittura cosa è riuscito a fare Eichmann prima che fosse catturato da Mossad, cioè che è riuscito addirittura a rifarsi, quindi il fatto di andare dall'altra parte del mondo a rifarsi la vita era una scelta molto opportuna per chi voleva andare via dall'ambiente in cui viveva, che non lo soddisfaceva, quindi no, ma assolutamente. Diciamo che il quadro comincia a essere abbastanza chiaro e congruente in tutti i suoi aspetti, giusto? Sul fatto che... No, ma secondo me ci sta. Poi ti ripeto, cioè, al di là di tutto ci sono comunque delle prove di riscontri che sono abbastanza oggettivi. Ma fai conto che noi siamo anche andati a cercare il paese vicino a Valencia dove Majorana avrebbe vissuto, perché comunque Fasani parla di questo paese, questo villaggio dove lui abitava, lungo la strada che all'epoca, perché poi adesso ne hanno fatta una nuova, che collegava Valencia con Maracay, che è un'altra città lì vicino. E quindi siamo andati praticamente con la foto di Bini in tutti questi villaggi che stanno lungo questa vecchia direttrice tra Valencia e Maracay. E in uno di questi villaggi praticamente tanta gente anziana ha riconosciuto questa persona nella foto, dicendo sì, abitava qua negli anni 50, e lì c'è anche un piccolo cimitero dove, insomma, cimitero purtroppo venezuelano di questi anni, quindi insomma dove i registri non esistono più, dove le lapidi comunque sono spesso divelte, cioè il Venezuela oggi è un paese, oggi ma forse ancora di più nel 2015 quando siamo andati noi, è un paese in balia a una crisi economica fortissima, quindi pensare poi di trovare archivi dell'epoca così è praticamente impossibile. Però questo villaggio insomma se lo ricordavano, quindi abbiamo cercato anche proprio di trovare dove abitasse. Poi Fasani, ad esempio, lui racconta che lui perde le tracce di Majorana, di questo Bini, nel 58. Nel 58 praticamente c'è un colpo di Stato, una rivoluzione in Venezuela. Pérez Jiménez, questo presidente, diciamo, dittatore del paese, viene spodestato da una sommossa delle opposizioni. Ci sono dei giorni di violenza molto forte, violenza che spesso coinvolge anche gli italiani, perché gli italiani, Pérez Jiménez aveva fatto venire in Venezuela tantissimi italiani, come ti dicevo, gente comunque istruita, che faceva parte poi dell'elite del paese. Quindi la comunità italiana era molto vicina a Pérez Jiménez, e quando Pérez Jiménez viene abbattuto ci sono proprio anche dei linciaggi contro gli italiani, quindi gli italiani scappano, si nascondono. Il capo della polizia segreta di Pérez Jiménez era un italiano molto odiato, per cui insomma c'è questa situazione qua, e Fasani racconta che lui e Majorana scappano, si nascondono loro due assieme, e dice ci siamo chiusi in un convento di domenicani, mi sembra. Quindi ritorna anche il convento, che è una delle famose. Torna il convento, dice nel centro di Valencia. Questo ce l'ha detto la figlia in realtà, questa cosa qua Fasani non l'aveva detta ai magistrati, ce lo racconta la figlia. Dice un convento di domenicani, mi sembra. E noi a Valencia abbiamo cercato questo convento di domenicani e abbiamo scoperto che effettivamente esiste, nel centro di, esisteva, adesso è una sede dell'Università di Valencia, però fino agli anni 70, 60 era un convento. Non sarebbe andato per conversione, ma proprio per rifugio. Per scappare, perché se lo peccavano lo ammazzavano. E si sono chiusi in questo convento, poi Fasani è scappato in Italia in modo rocambolesco, vestendosi addirittura da prete, perché lui c'aveva un suo zio che lavorava in Vaticano. Vedi che il romanzo poi rientra, eh? No, quindi il Vaticano l'ha aiutato, insomma, cioè il Vaticano, insomma, diciamo, la Chiesa Cattolica l'ha coperto tenendolo in convento insieme appunto con Bini, e poi l'ha fatto scappare in Italia. Invece Bini resta lì, non sappiamo se poi è andato... Che fine abbia fatto? Forse l'hanno trovato, l'hanno ucciso, chissà. Boh, comunque... Però il convento esiste veramente, sta nel centro di Valencia, siamo andati là a parlare con i custodi e ci hanno detto che quel convento era noto nei tempi passati perché tanti rifugiati politici, tanti fuggiaschi si nascondevano in quel convento lì. Quindi... Questo Fasani non poteva, la figlia di Fasani che abita a Latina non poteva sapere tutte queste cose, bisogna inventarsele, insomma, diciamo. E abbiamo anche trovato i registri di questo convento, che però stanno a Caracas, dove c'è la sede del movimento domenicano, e su questi registri, nei giorni della sommossa, quindi quella in cui queste persone, Fasani e Bini, si sarebbero nascosti nel convento, c'era una serie di appunti che facevano capire che c'erano lì delle persone nel convento, cioè che stavano ospitando dei fuggiaschi. Non ci sono nomi, però si capisce, insomma, che... Però quindi tutta questa storia di Fasani, che a prima vista sembrava una storia, insomma, fantasiosa, se vogliamo, in parte, e alla fine poi si è rivelata essere completamente vera, cioè nel senso che non c'è nulla che non sia stato verificato. Quindi questa è un po' la cosa. Penso, poi... Quindi allora possiamo dire, come conclusione del nostro discorso, che Majorana lo diamo per scappato in America Latina nel 1938, lasciando perdere le proprie tracce per tagliare i ponti col proprio passato in Italia e quindi farsi una seconda vita nuova, su basi diverse. Quindi questo diamo per scontato. Rimane... un punto interrogativo sul, dicevamo prima, sul perché l'abbia fatto, anche se è estremamente improbabile l'ipotesi avanzata da Sciascia, l'ipotesi estremamente romanzesca, affascinante, avanzata da Sciascia, che l'abbia fatto per non essere obbligato a scoprire la bomba atomica. Sì, mi sembra un po' difficile, insomma, che avesse tutta questa capacità di prevedere il futuro. Va bene Andrea, allora io ti ringrazio di questa chiacchierata, è stata molto, molto interessante. Complimenti poi per questa inchiesta, perché è proprio un'inchiesta come si deve, no? Fatta non solamente scrivendo o come dovrebbero essere tutte le inchieste, ma addirittura andando dentro, come si dice. Quindi ricordiamo il nome, il titolo del libro, che è La seconda vita di Majorana, editore... Chiare lettere. Mentre invece il documentario, che si trova ancora su Rai Cultura, ma mi avevi detto Rai Storia, si intitola questo documentario, per chi lo volesse, guarda il libro, La seconda vita di Majorana. Perfetto. Sì. Va bene, allora ti ringrazio e buona giornata a tutti.